spacciavano semplici rilevatori di fumo da 2 soldi per rilevatori di fughe di gas di ultima generazione obbligatori per legge e indispensabili per il salvavita, alla modica cifra di 400 euro l'uno. Così truffavano ingenui anziani nell'Interland milanese, si presentavano a casa loro per conto di una fantomatica società bresciana Gas SRL. Particolarmente pericolosi, pericolosi non tanto per l'incolumità delle persone, ma per la tipologia degli artifici e dei raggiri che sono stati messi in esecuzione. Una banda di 5 giovani tra i 22 e i 38 anni è stata sgominata grazie all'inchiesta del pool antitruffe della Procura di Milano con polizia locale, polizia di Stato e carabinieri. La persona anziana, e già il fatto che selezionino le persone anziane tra quelle oggetto dei loro commerci è significativo, no? Quando entrano nei condomini le cercano, fanno ricerche precedenti e le individuano e con grande prevalenza si rivolgono a loro. Indossavano apposite divise e avevano sempre con loro volantini esplicativi, permettevano il pagamento esclusivamente tramite POS e addirittura offrivano il diritto al rimborso in caso di insoddisfazione del cliente. Insomma, tutti i requisiti per essere credibili agli occhi delle loro vittime, e in effetti credibili lo sono stati. 48 gli episodi contestati tra il novembre 2018 e il febbraio di quest'anno, per un totale di 19.000 euro. Ma il giro d'affari, soltanto in questi 2 mesi, supera i 100.000 euro. Tutto è nato dalla segnalazione di un cittadino. L'arrivo immediato di 2 pattuglie miste, carabinieri, polizia di Stato e polizia urbana, che ha praticamente bloccato i due responsabili. Avevano anche una sorta di vademecum su come comportarsi nel caso di ostilità da parte delle persone. Nei guai anche un 60enne indagato perché il suo nome è riconducibile alla società di rilevazione del gas che metteva le fatture. Intorno alla sua figura gravitavano tutti gli altri truffatori che hanno ricevuto misure cautelari come obbligo di dimora e divieto di allontanamento notturno. E come sappiamo, molto spesso un reato può essere l'occasione della commissione di altri reati, cioè si può partire dal furto e si arriva alla rapina, ma poi se la rapina è armata si può arrivare addirittura in pratica all'omicidio.